Pasquale Galdieri, e quindi io non mi intrattengo su questa cosa, parlerà lui delle finalità dell'associazione, però subito dopo gli interventi tecnici del professore Mauro Mori, professore di agronomia della Facoltà di Agraria dell'Università Federico II di Napoli, di Emilio Ciccarelli, presidente della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Campania. Io darei subito la parola ai due tecnici, quindi al professore Mori, che affronta l'argomento relativo appunto all'inquinamento e alla questione della terra dei fuochi dal punto di vista squisitamente tecnico e scientifico. Prego, professore. Allora, vediamo se mi sentite anche senza microfono, ho una voce abbastanza forte. Così mi sentite? No, perfetto, allora andiamo con il microfono, non c'è problema. Allora, dicevo, la mia sarà un'espressione di un progetto che è nato nel 2011. Vediamo se... un attimo che... Il progetto è coerente. Questo progetto nasce praticamente su appunto un'idea di alcuni colleghi della facoltà di Agraria e del Federico II per analizzare appunto le problematiche legate alla fitosituazione, fitodecorazione dei suoli. Si basa. A questo progetto partecipava, oltre appunto al Dipartimento di Agraria, anche la Regione Campania e l'ARPAC Campania e una società privata. Di cosa si preoccupava questo progetto, come dicevo? Appunto del discorso della fitosanitarizzazione, cioè come impedire che i suoli vengano abbandonati dall'agricoltura e quindi riuscire a risolvere il problema dell'inquinamento leggero mediante appunto fitosanitarizzazione. Andiamo avanti. Basandosi su questo tipo di idea, praticamente, noi abbiamo la guida di tutto quello che si sta cercando di fare sulla terra dei fuochi. Il progetto, come vi dicevo, si basava su questo aspetto. Chiaramente è stato un pochettino allargato e soprattutto si è cercato di accelerarlo per rendere disponibili i dati e quindi dare dei dati certi per quanto riguarda appunto il